Buongiorno, grazie di essere intervenuti perché insomma in una giornata così calda e con un luglio così inoltrato veramente un atto di fede soprattutto nei confronti, credo, dell'olio extravergine. Abbiamo fatto degli inviti molto mirati per quanto riguarda la stampa, puntando proprio anche a chi da anni segue in maniera intensa un prodotto che, diciamocelo, insomma, molte volte è apparso un po' come un figlio di un dio minore. Per cui doppiamente importante questa data, perché segna un passaggio che per il comparto credo che possa essere definito epocale. Però dato che mi piacerebbe molto riuscire a fare un paio di giri, senza che adesso vi racconto tanto, cioè molto, molto lo sapete, insomma, stiamo parlando di un prodotto che vanta oltre 1 milione di ettari olivetati in Italia, che dà lavoro a oltre 1 milione di addetti, che fino a qualche tempo fa contava su circa 200 milioni di piante di ulivo, che purtroppo stanno diminuendo per varie ragioni. Insomma, comunque è un prodotto che rappresenta molto molto bene il Made in Italy, è un prodotto unico rispetto ai competitor, cioè considerate che in Italia si contano oltre 550 cultivar, quindi una varietà che va dal nord al sud. Adesso ultime notizie, anche in Val d'Aosta stanno impiantando uliveti, quindi non ci sarà una sola regione italiana che non abbia una sua rappresentanza di oro verde, come viene chiamato. Oggi è una giornata importante perché, come troverete poi nel comunicato stampa, anzi vi chiedo poi di considerare quel comunicato stampa che trovate oggi nella chiavetta come una base, vi sarà mandato un altro perché c'è un piccolo errore che vi arriverà quindi corretto. Nel comunicato stampa diciamo 2017 si presenta, cioè veniva alla luce la legge sul enoturismo. Tre anni dopo, siamo al 2020, e all'epoca il senatore Dario Stefano, quale ho la fortuna di collaborare e conoscere da anni e avere con lui un rapporto di amicizia, fece una promessa. Molto spesso lo sapete che alle parole non seguono i fatti, invece questo è uno di quei fortunati casi, fortunato perché dietro comunque c'è anche tanto lavoro, in cui il senatore alle parole hanno seguito i fatti. Quindi oggi di cosa stiamo parlando ai nostri amici della stampa? Ma io ringrazio tutti quanti, vi ringrazio anche perché queste condizioni restrittive del Covid ci costringono a fare anche le conferenze stampa con tutta una serie di precauzioni e cautele che abbiamo il dovere e siamo felici di osservare. Io ho dato la disponibilità ad ospitarvi qui, Città dell'Olio e Movimento Turismo del Vino, settore olio, perché credo che il contributo che vi siete proposti di realizzare torni utile alle istituzioni, torni utile per poter dare definitiva attuazione ad una legge che noi abbiamo portato a compimento con la legge di bilancio 2020, grazie al contributo anche del capogruppo del mio stesso partito in Commissione Agricoltura, il senatore Taricco, che sta qui e che ha voluto mantenere la promessa di provare a tenere insieme queste due grandi identità del nostro paese, l'olio e il vino, in una condizione non di competizione ma di complementarietà. Tre anni fa abbiamo realizzato l'obiettivo di una legge che norma, disciplina l'enoturismo. Con fatica, dopo 2 anni, siamo riusciti a conseguire il risultato che il ministro del precedente governo ha finalmente introdotto un decreto attuativo che ha dato la possibilità di praticare la strada dell'enoturismo. Abbiamo pie pari riportato sull'olio un impianto normativo che ha le stesse caratteristiche, che si propone, diciamo, di far vivere alle imprese agricole la multifunzionalità attraverso attività che siano diverse dalla produzione agricola in senso stretto, dare ad alcune regioni e dal paese intero la possibilità di colorare di identità peculiari l'offerta turistica attraverso il turismo dell'olio, perché ce lo dirà bene la dottoressa professoressa Garibaldi, è ormai certificato che nel paniere
dell'enogastronomia, che è uno dei principali motori di attrazione turistica del nostro paese, l'olio rappresenta una grande leva identitaria. La legge che abbiamo voluto concepire, e in questo ho trovato l'adesione non solo del collega Mino ma di tutti, ha un impianto nazionale, perché noi abbiamo voluto scongiurare il rischio che accadesse come per l'agriturismo, dove ogni regione ha legiferato di par suo e ci troviamo ad avere un'offerta turistica, agrituristica, che è molto differenziata per aree del paese, qualitativamente attrezzatissima in alcune aree, in altre meno, perché la legislazione regionale ha lasciato delle griglie troppo ampie. Questa legge sull'oleoturismo vuole allo stesso modo dare un impianto nazionale, sì, da conferire omogeneità all'offerta, e rinvia ad un decreto attuativo la fissazione dei criteri e dei requisiti attraverso i quali operare quell'offerta oleoturistica. L'Associazione Città dell'Olio e il Movimento Turismo del Vino hanno fatto un lavoro di supporto alle istituzioni, al governo, che in verità avrebbe già dovuto licenziare il regolamento attuativo, perché nella legge avevamo previsto un termine di 120 giorni, ma le due associazioni, con grande senso di responsabilità e di voler contribuire alla buona causa, hanno predisposto un impianto che oggi ci presenteranno e che io aiuterò loro a portare all'attenzione del Ministero perché lo completi, lo verifichi, ma insomma ci dia la possibilità di praticarla questa offerta e non solo di averla normata. Questo è l'obiettivo di questa nostra conferenza stampa. Io vi ringrazio molto per la vostra presenza e sono convinto che anche voi, con la vostra competenza, ci aiuterete a sollecitare attenzione verso un tema e verso un elemento che io credo possa ancora esprimere tanto. Lo dico da pugliese e questo io credo vi debba colpire doppiamente, perché se dovessi vivere in senso squisitamente emotivo le vicende dell'olio riferite alla Puglia, dovrei essere triste. Io penso invece che noi dobbiamo continuare a credere che questo grande patrimonio identitario possa continuare ad essere non solo motore e leva fondamentale dell'industria agroalimentare, ma possa essere un elemento di qualificazione della nostra industria turistica, perché ci consente di colorarla con elementi identitari che in nessun altro paese del mondo possono essere riproposti. Tutte le identità possono essere scimmiottate, ma esprimono il valore massimo nella terra che le ha originate, e io credo che l'olio sia un prodotto italiano per eccellenza. L'olio e il vino sono due prodotti che uniscono il paese, non lo dividono, perché è difficile trovare una regione d'Italia in cui non c'è, diciamo, una tradizione olearea o enologica. Poi in alcune regioni ce n'è in maniera più diffusa, però sono due prodotti che tengono insieme il nostro paese, e io credo che questo vada valorizzato anche in senso turistico. Ecco perché mi sono offerto disponibile ad ospitarvi qui in Senato, perché credo che questo vostro contributo abbia pieno titolo e diritto ad essere nella Camera Alta delle istituzioni del paese. Grazie senatore. Allora, a questo punto il senatore citava il ruolo che avranno l'Associazione Nazionale Città dell'Olio, il Movimento del Turismo del Vino. Presidente Sonnessa dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, citando Spider-Man, l'uomo ragno, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Adesso voi vi ritrovate comunque a gestire una situazione che forse è senza precedenti per quanto riguarda il comparto olivicolo. Cosa avete preparato, cosa avete sulla rampa, di cosa parliamo oggi, cosa raccontiamo agli amici della stampa? Saluto da parte mia, e un saluto e un ringraziamento al senatore Stefano per la grande sensibilità e per lo straordinario lavoro
che oggi ci consente di dire che la legge sul turismo dell'olio è pari della legge sul turismo del vino, è realtà. E per noi la legge sul turismo dell'olio, sull'olioturismo, è senz'altro un punto centrale della nostra agenda politica, del nostro programma, perché riteniamo che attraverso il turismo dell'olio possiamo concretamente contrastare un fenomeno drammatico, purtroppo molto diffuso, che è quello dell'abbandono, che nei nostri territori non è solo culturale ma è anche urbana. Allora è una straordinaria opportunità, una straordinaria occasione per far riscoprire i nostri borghi, le bellezze paesaggistiche, ambientali, monumentali, storico-culturali, ma anche la biodiversità, come diceva lei, che è unica, è straordinaria. 550 cultivar, un patrimonio di inestimabile valore, allora così favorendo uno sviluppo sostenibile. Oltretutto devo dire che dal punto di vista della valorizzazione del turismo dell'olio e del recupero del patrimonio olivicolo abbiamo la possibilità anche di attivare una sinergia positiva con l'agricoltura sociale, che è un altro tema che stiamo sperimentando. Abbiamo delle evidenze sul territorio di progettualità che hanno prodotto risultati straordinari. L'ultima in Molise, che ha visto il coinvolgimento delle donne oggetto di violenza, abbiamo realizzato un'iniziativa che ha portato un ritorno veramente significativo. Quindi da questo punto di vista il turismo dell'olio è anche una straordinaria opportunità per quel che ci riguarda. È chiaro ed evidente che il nostro contributo è innanzitutto istituzionale, senatore. Noi pensiamo di poter avere un'interlocuzione privilegiata, considerata la nostra presenza capillare in tutte le regioni olivetate d'Italia, 330 soci, amministratori locali, sindaci, che sicuramente, con i quali abbiamo un'interlocuzione attiva, propositiva, quotidiana, costante, ma con le stesse regioni che poi dovranno concretamente attuare la legge sul turismo dell'olio, molte delle quali hanno già sottoscritto con l'Associazione Nazionale Città dell'Olio un protocollo d'intesa per condividere valori ma anche strategie, progettualità da mettere in campo per rilanciare l'olivicoltura, l'olio extravergine di qualità e soprattutto per difendere e per tutelare quel patrimonio straordinario che è il patrimonio olivicolo italiano dal punto di vista ambientale e dal punto di vista paesaggistico. Ovviamente il nostro contributo non è solo istituzionale, il nostro contributo è anche operativo. Difatti, come si accennava anche precedentemente, la nostra proposta è una proposta concreta anche sui decreti attuativi. Abbiamo realizzato un lavoro di concerto con la professoressa Garibaldi, che saluto e ringrazio, un'eccellenza italiana, una professionista di altissimo livello, non solo nazionale ma internazionale. Abbiamo realizzato una proposta sui decreti attuativi che fondamentalmente si articola su due punti. Il primo, un osservatorio del turismo dell'olio e del vino, infatti devono viaggiare di pari passo. Io penso che il turismo dell'olio e del vino, l'uno può essere volano dell'altro, è una straordinaria occasione per poter collaborare, per condividere, per attivare sinergie utili per un contributo qualificato di tutto e per perseguire obiettivi ambiziosi. Questo osservatorio che dovrà sostanzialmente recuperare sui territori tutte le informazioni utili che potrebbero essere trasferite con un report annuale che le regioni potrebbero trasmettere al Ministero delle Politiche Agricole, nel quale fare il punto sulla situazione del turismo dell'olio e del vino sui territori, in modo tale da favorire attività di coordinamento, ma oltretutto recuperare sui territori quelle che sono le esperienze più significative. Da questo punto di vista noi abbiamo lanciato in questi giorni, e la realizzeremo prossimamente, un'iniziativa che è un concorso di idee sul turismo dell'olio, che ha una valenza regionale e nazionale, e sarà un'iniziativa grazie alla quale riusciremo quindi già ad alimentare l'osservatorio sul turismo dell'olio, recuperando le esperienze più belle, più attrattive per i turisti, più emozionali, che possono quindi favorire la riscoperta dei nostri territori. Quindi l'osservatorio, che tra l'altro ci darà e ci metterà nelle condizioni per poter attuare poi il secondo punto della nostra proposta, che è il piano strategico nazionale di promozione del turismo dell'olio e del vino. È chiaro ed evidente che recuperando tutte queste informazioni dobbiamo essere in grado di proporre e di produrre un piano strategico che possa rilanciare il turismo dell'olio e il turismo del vino a livello nazionale e a livello internazionale. Quindi, come vedete, la nostra proposta è anche molto operativa, molto concreta e
necessiterà uno studio, un approfondimento, una sperimentazione, la promozione, ma soprattutto una formazione professionale. E anche da questo punto di vista noi possiamo offrire un contributo importante. Siamo al lavoro per definire una piattaforma con la professoressa Garibaldi di formazione, una formazione non solo rivolta agli amministratori locali e quindi a coloro i quali interpretano al meglio poi le esigenze territoriali, ma soprattutto agli operatori economici, al mondo produttivo, tour operator, ristoranti, frantoi, perché noi dobbiamo mettere tutti nelle condizioni, attraverso una formazione qualificata, di essere in grado di accogliere i turisti in maniera professionale. È chiaro ed evidente, concludendo il mio intervento, che da questo punto di vista abbiamo bisogno della collaborazione e di attivare una collaborazione a tutti i livelli, sia istituzionali ma anche con coloro i quali rappresentano il mondo produttivo, il mondo degli operatori economici, perché riteniamo fondamentale queste sinergie positive, perché solo attraverso il contributo qualificato di ognuno che noi possiamo perseguire gli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti. E da questo punto di vista io ringrazio nuovamente il senatore Stefano, perché grazie senatore, attraverso al suo lavoro noi finalmente oggi abbiamo qualcosa di concreto. Con i decreti attuativi faremo uno straordinario lavoro per dare delle opportunità significative ai nostri territori, ai nostri enti locali, che in questo, ai nostri produttori, che in questo particolare momento hanno bisogno di tante attenzioni e di un lavoro qualificato. Quindi grazie e ci auguriamo buon lavoro, perché si tratterà adesso di produrre un lavoro concreto tutti assieme. Grazie a lei Presidente. A questo punto iniziamo a avere abbastanza carne al fuoco e abbiamo portato uno chef d'eccezione, una chef. Potrei presentarla con tantissimi titoli, per oggi abbiamo scelto Presidente e Associazione Italiana Turismo Enogastronomico. Sto parlando, abbiamo piacere qui di avere Roberta Garibaldi. Professoressa, emergono diversi elementi. So che lei ha portato, scusate soltanto un attimo, approfitto, ecco, in questo momento è sparito. Comunque saluto anche Sebastiano Decorato, che è collegato con noi, al quale andremo dopo. Parecchi elementi, io lavoro sull'extravergine da parecchi anni. Allora, la prima domanda, prima ancora di partire con la sua ricerca, è: il mondo dell'olio è pronto a cogliere questa opportunità? E il turista medio subisce il fascino dell'olio? Perché molto spesso mi sono sentito dire, anche dagli amici della stampa, sì, ma l'extravergine non ha quell'appeal che per esempio ha il mondo del vino. Si può smentire questa frase, che ormai la trovo abbastanza vecchia e risentita? Direi che rispondono direttamente i dati, e quindi lo andiamo a vedere. Diciamo che tutto è un circolo virtuoso, perché la grande crescita che ha avuto il ruolo dell'enogastronomia all'interno del turismo, e oggi amo definirlo così perché non è solo turismo enogastronomico, quindi colui che si muove con primaria motivazione cibo, ma le esperienze enogastronomiche ormai sono patrimonio di tutti i turisti in modo assolutamente trasversale, deriva dall'aumento di conoscenza che si è avuto sui prodotti, facilitato tra l'altro molto anche dal ruolo dei media negli ultimi anni, da tantissimi fattori insieme. Quindi più si conosce, più si viaggia per scoprire queste esperienze, e più si mangia bene, ci si ciba bene, si ottengono anche tanti vantaggi da tantissimi punti di vista, per cui è un circolo virtuoso che è estremamente importante. I dati dove ci mostrano che c'è un interesse della domanda importante, quindi c'è un interesse maggiore rispetto all'effettiva fruizione delle esperienze effettuate relativamente ai frantoi, al mondo olio, e quindi vediamo una domanda maggiore dell'offerta. In questi anni c'è stata una crescita di interesse, dicevamo in senso lato, ma una forte crescita di interesse anche in tutto ciò che è extra vino. Allora, quindi vedete qui le percentuali, vedete il vorresti partecipare, hai partecipato. Vedete che c'è un gap che va tra la domanda e l'offerta che riguarda questo tipo di scelte. Quali sono la domanda che riguardava invece l'offerta e la situazione? Allora, quali sono gli elementi che gli italiani percepiscono come
migliorativi. Innanzitutto la facilità di fruizione delle esperienze, dove c'è un buon gradimento ma c'è ancora un margine di crescita necessario. Il livello di organizzazione e di qualità del servizio, come vedete, più del 50% è soddisfatto, ma è possibile fare ancora dei passi in avanti. Sicuramente è un tipo di esperienza turistica nuova, più recente, e quindi ci sono delle bellissime buone pratiche, c'è spazio per ulteriori rafforzamenti, quindi sia nella fruibilità sia dal punto di vista anche dell'informativa agli stessi turisti. Ho costruito la presentazione cercando di focalizzare che cosa effettivamente intendiamo come esperienze turistiche legate all'olio, perché il concetto del turismo legato all'olio è un po' differente rispetto a quello del turismo legato al vino, che è fortemente incentrato sul tema delle cantine, delle visite in cantina, ma andiamo ad avere un excursus di situazioni che sono interessanti per il turista, e quindi abbiamo sì le visite guidate ai frantoi, che comunque interessano, vedete qua i dati sugli italiani, mi piacerebbe vedere la produzione dell'olio, così come la visita al frantoio per l'acquisto, che è, vedete sempre le fasce rosse, che sono le fasce con i dati interessanti, però un interesse nei frantoi ipogei, che i frantoi storici, che su cui si alza e si incrementa sicuramente ancora di più l'interesse, ma poi entriamo tutto in un mondo correlato. Innanzitutto la visita negli oliveti, e quindi gli ulivi secolari, ma anche gli oliveti in generale, dove abbiamo un interesse rilevante che ci dimostrano i turisti e gli italiani. Tutte le dimore storiche che hanno produzione di olio, che sono un bellissimo mondo estremamente affascinante, dimore storiche che hanno all'interno frantoi storici, orcerie e così via, che sono un tema da valorizzare. Un altro tema sono le oleoteche, dove è possibile fare degustazioni, è possibile immergersi nell'esperienza olio, e abbiamo visto delle bellissime nuove buone pratiche negli ultimi anni emergere in diverse città. I musei dedicati all'olio, che sicuramente dobbiamo andare a ricordare. E cito, tra l'altro, utilizzando un po' le parole che inserite nei decreti attuativi, tutte le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo in generale. Le raccolte delle olive, vedete il 61% degli italiani si ritiene interessato. Le attività creative che è possibile vivere. Qui avevamo chiesto per esempio l'interesse sulla per esempio fare pittura negli uliveti, piuttosto che tutte le attività di degustazione commerciale. Le cene tra gli ulivi, quest'anno purtroppo saranno con un po' di distanziamento, ma sono sempre molto apprezzate. Anche qui ho tutti i dati percentuali e vedete quanto è interessante, quanto interessa agli italiani il tema della degustazione dell'olio, e quindi di poter abbinare efficacemente prodotti, cibo e luogo. Gli eventi hanno e ho citato il progetto delle città dell'olio, le strutture ricettive a tema olio, piuttosto che le spa a tema olio, itinerari e percorsi, ovviamente, e tutta l'attività che si possono vivere all'interno dei ristoranti. Quindi vediamo questi dati. Quando mi reco al ristorante vorrei poter degustare diverse tipologie di olio in abbinamento ai piatti proposti, e che queste vengano descritte in una carta dedicata, a 69% di interesse da parte degli italiani, e quindi dei dati che comunque ci dimostrano quanto questo tipo di, e poi abbiamo né d'accordo né disaccordo un altro 21, quindi quanto oggi il tema della narrazione è un tema centrale, è un tema che dovremmo acquisire e sviluppare di più nei prossimi anni relativamente ai temi, relativamente al nostro patrimonio di cibo, di vino, di olio e quant'altro. E i dati, anche qui io cerco sempre di partire dai numeri attraverso le mappature, ce lo confermano. Qui ho dati di tutte le varie, di diverse delle varie tipi di narrazione che abbiamo raccolto, e vedete che l'interesse è alto da tutti i punti di vista, cioè quindi sia di trovare qualcuno disposto a narrare, sia di avere dei menu che siano più e oggi tra l'altro col menu digitale si aprono un mondo di possibilità.
perché oggi vediamo spesso semplicemente riprodotto il PDF, ma davvero si può inserire qualsiasi tipo di contenuto e quindi diventa veramente una bellissima, siccome siamo un tempo non ci veniva di usare il QR code, c'era questa possibilità ma non ne avevamo l'abitudine, oggi invece diventa un'abitudine acquisita e questo apre davvero delle prospettive bellissime di narrazione che dovrebbero assolutamente essere colte. Quindi l'ultimo cenno è che stiamo lavorando con la Spagna, andando a cercare di, con fondazioni spagnole dedicate all'olio, facendo un'analisi comparata dell'offerta italiana e spagnola sulle aziende relative di produzione dell'olio che offrono esperienze turistiche, cercando di vedere tra l'altro quello che è accaduto nel periodo Covid e come si stanno riproducendo, e quindi anche questo ritengo che sia importante, riuscire a creare degli asset internazionali di confronto e di sviluppo sul tema dell'olioturismo. Tra l'altro appunto dal mio punto di vista di pubblicazioni scientifiche, sono pochissime pubblicazioni scientifiche relative a olioturismo, tra l'altro solo di colleghi spagnoli, io sono in fase di pubblicazione di una ricerca proprio sul profilo del turista dell'olio, che è una delle prime proprio a livello mondiale, nel senso è qualcosa che sta partendo e si sta sviluppando ma che si rafforza sempre di più. Grazie. Grazie professoressa Garibaldi, e io ne approfitto prima di passare a un paio di ospiti che porteranno delle esperienze personali dalla Puglia, ne approfitto ancora per salutare Sebastiano Di Corato che ci sta ascoltando da casa sua. Sebastiano, piacere vederti, e ne approfittavo visto la presenza per chiamare veramente per una breve testimonianza il senatore Tarricco, che è del PD, che è vice presidente PD in Commissione Agricoltura. Prego. Lo so, è una sorpresa, però non potevamo non approfittare della situazione. Abbiamo parlato tanto di extravergine, che chiaramente nell'ambito dell'agricoltura italiana è una, oggi l'abbiamo nel nostro comunicato definito una punta di diamante. Vogliamo sentire insomma anche la sua prospettiva sull'argomento. Ci alterniamo perché... Ma grazie, io non avevo preparato nulla, non era previsto l'intervento, ma io ne approfitto solo per dire una cosa sostanzialmente. Credo che coloro che hanno imparato ad amare il nostro paese, ad amare le bellezze del nostro paese e in queste ad amare anche la ricchezza che i nostri territori hanno, che si esprime in tanti casi anche attraverso tradizioni, culture, storie che hanno modellato la cucina e quindi l'enogastronomia del nostro territorio, abbiano una straordinaria voglia di calarsi dentro la cultura dei nostri territori. E credo che, come già io vengo da una terra che ha legato molto il Piemonte del proprio sviluppo sul vino a questa idea, e credo che l'olio abbia, quando con Dario abbiamo parlato di questa cosa, ci è parsa la cosa più naturale, perché l'olio è l'altra faccia del vino, ha tutte le caratteristiche per giocare questa straordinaria scommessa di incontro e di incrocio di culture, di sensibilità, di amore per il territorio, che poi, come dire, le persone trasferiscono ai prodotti di quel territorio di qualità, e quindi credo che ci siano tutte le carte in regola perché, Covid permettendo, si possa avviare un'avventura straordinaria che per le terre dell'olio può diventare veramente un modo diverso di concepire il rapporto con coloro che si incrociano, siano essi turisti, siano essi acquirenti, siano mercato, sia... E quindi, come dire, crediamo veramente che sia necessario fare in fretta, dotare di regolamento operativo questo settore, e per quel poco che potremo fare ci lavoreremo sicuramente. Grazie. Grazie senatore. Io, se il dottor Taurino è d'accordo, farei una piccola inversione, perché mi trovo proprio, il senatore mi ha fornito un assist, quindi chiamerei in causa Sebastiano Di Corato della Puglia. Sebastiano, ci senti? Allora, Sebastiano. Buongiorno a tutti, e un saluto particolare al senatore Stefano, che ringrazio e mi scuso per non essere presente, ma ormai, visti i tempi, ci siamo abituati a zoomare, cioè a essere presenti anche da lontano. Desidero salutare e ringraziare il senatore Stefano per quello che sta facendo adesso per l'olio e che abbiamo visto fare per il vino. Io sono qui come vicepresidente del movimento del vino,
Movimento Turismo del Vino, quindi vicepresidente, e sono produttore di vino, ma sono anche produttore di olio, quindi con vigneti e oliveti. In effetti l'olio e il vino vanno storicamente e territorialmente insieme, quindi sono, sono diciamo colture che chiamano gli stessi climi e gli stessi e gli stessi terreni e che storicamente sono sempre stati utilizzati insieme. Io ricordo una cosa, che nel nostro territorio, mi trovo nella zona diciamo Castel del Monte, che tra l'altro è una DOP sia da vino che sia di vino che di olio, quando ai tempi dell'agricoltura promiscua i contadini piantavano tra due filari di oliveto 4-5 filari di vigneto. Questo perché? Perché il vigneto diciamo maturava, cresceva un po' più velocemente rispetto, quindi in 5-6 anni si riusciva ad avere produzione contro i 10-15 di un tempo di pazienza che bisognava avere per ottenere produzione di olio. Un po' quindi l'olio arriva un po' sempre un po' dietro al vino, ma lo dico in senso positivo, perché così come il vino si è in questi 50 anni, diciamo, il vino italiano è cresciuto e si è valorizzato e ha creato questa occasione di grandissimo sviluppo attraverso l'enoturismo, così adesso l'olio sta bruciando le tappe, deve bruciare le tappe, valorizzarsi, valorizzare i territori, valorizzare le cultivar e insegnare, perché la prima cosa da fare è insegnare diciamo al consumatore la differenza tra l'olio di qualità e l'olio diciamo meno di qualità più commerciale, e all'interno dell'olio di qualità i vari territori e le varie cultivar. Quindi c'è un lavoro importante da fare, che il vino ha fatto in tempi più lunghi, ma cominciando molto, molto prima, ma l'olio diciamo sta bruciando le tappe, quindi questi olivi tra i vigneti produrranno sicuramente prima rispetto al passato. Io porto qui l'esperienza diciamo del Movimento Turismo del Vino, che è l'associazione delle aziende produttrici di, ovviamente di vino, come dice questo, si tratta di un'associazione che mette insieme circa 800 cantine che sono dedicate all'enoturismo, organizzate secondo in associazioni regionali. E il Movimento Turismo del Vino farà un po' da madrina e padrino, no? del Movimento Turismo dell'Olio, diciamo che nascerà un po' come una costola del Movimento Turismo del Vino, proprio perché ci sono tanti produttori di vino che sono anche produttori di olio, e il, diciamo, il primo esempio di questo tipo di associazione è proprio l'associazione del Movimento Turismo dell'Olio della Puglia, che è presente attraverso il suo presidente. Quindi mi fornisci un assist, Sebastiano, io ti ringrazio e chiamerei quindi, e qui accanto a me ci daremo il cambio anche in questo caso, Donato Taurino, presidente del Movimento Turismo Regione Puglia. Non è un caso che ci sia la Regione Puglia, e non è semplicemente perché oggi è una giornata che comunque ha delle radici pugliesi forti. Io lavoro in questo ambiente da anni e vi garantisco che quello che ho visto fare alla Regione Puglia per quanto riguarda il settore del vino, per quanto riguarda la promozione delle eccellenze del paniere agroalimentare della Regione, per quanto riguarda i driver di comunicazione anche sul turismo, non l'ho visto fare da molte altre parti. È un caso del Sud abbastanza particolare, dottor Taurino, quindi voi in qualche modo siete stati un po' un laboratorio a cielo aperto per quello che riguarda l'esperienza legata al turismo dell'olio, perché io ricordo che feci delle esperienze proprio sui frantoi, ne avete 900 se non sbaglio sparsi, 867 sparsi per la regione già diversi anni fa, e c'era già comunque una struttura, una mentalità molto molto aperta, cioè molto disposta e disponibile a raccontare e a proporre al turista diciamo una nuova avventura che non fosse quella della classica degustazione di vino, che non fosse la visita in cantina, ma che riguardasse l'olio. Prego. Buonasera a tutti, grazie senatore per questo invito. Saluto anche Sebastiano a distanza.
mi collego a quanto detto. In effetti noi esistiamo come Movimento Turismo dell'Olio, siamo nati nel 2005, siamo nati come sette soci fondatori, quindi accomunati dal fatto che producevamo olio extravergine di oliva, ma con l'obiettivo di comunicare, di promuovere, di valorizzare questa nostra eccellenza. E trovandoci in Puglia il discorso era facile: la Puglia ha i numeri, le carte e la storia per poter fare da apripista in questo percorso. La maschera la tolgo. Dicevo, la Puglia ha i numeri, le carte e la storia a suo favore per fare da apripista in questo percorso. Se guardiamo la produzione di olio nazionale, il 51% negli ultimi anni è rappresentato dalla Puglia, quindi altrettanto per la superficie olivicola. Abbiamo circa 867 frantoi censiti negli ultimi anni, ma soprattutto abbiamo una serie di eccellenze, di prodotti di qualità. Abbiamo 5 DOP su 47 nazionali, abbiamo la DOP nella Daunia, nella terra di Bari, nelle terre tarentine, Collina e Bendisina, e la terra d'Otranto, e dall'anno scorso abbiamo anche l'IGP Puglia. Abbiamo sparsi lungo il territorio una serie di olivi monumentali, abbiamo il parco degli olivi monumentali e una legge regionale che tutela e valorizza questi olivi monumentali che sono stati censiti, numerati e protetti dalla regione Puglia. Lungo il territorio troviamo una serie nei centri agricoli, ma anche presso monasteri, abbazie, una serie di frantoi ipogei, quindi frantoi scavati nella roccia proprio a testimoniare una cultura plurimillenaria nella produzione di olio, di olive e di olio, frantoi scavati nella roccia con pietre, molazze e vide senza fine, dove in posti dove insomma la ciurma stava mesi e mesi raccolta a lavorare questa produzione di olive. E quindi sparsi sul territorio abbiamo di conseguenza una serie di monumenti, di musei dell'olio oltre che del vino, come diceva lei, professoressa. Però volevo aggiungere a quello, ai suoi numeri. I suoi numeri hanno confermato le mie sensazioni da responsabile del movimento, ma da produttore io mi accorgo negli ultimi anni, quando sto in frantoio mi arriva anche a sorpresa una famiglia, una coppia di turisti, così anche a sorpresa. Sì, si possono trascorrere ore e ore a raccontare, a prenderli per mano, a portarli in campagna, a mostrare la tecnica culturale, le varietà, a rispondere alle loro domande, soprattutto dei bambini, del perché c'è l'erba e perché non, l'erba è verde e non è secca, a differenza tra varietà. Entrare in frantoio nei momenti della raccolta e spiegare come funziona il frantoio, arrivare fino alle degustazioni, ma andare oltre anche a spiegare le etichette, la differenza tra perché esiste la dicitura vergine o meno sulle etichette, cosa che non tutti conoscono. Quindi c'è da lavorare tanto in questo senso, come si diceva prima, e quindi a disposizione per ogni forma di collaborazione in questo senso. Ma soprattutto, senatore, è importante inquadrare giuridicamente gli operatori che fanno questo lavoro. Inquadrandoli giuridicamente, noi sappiamo come muoverci, in che direzione andare, magari istituire un albo degli operatori al quale ci si può accedere avendo dei requisiti, e ciascuno di noi si può muovere rispettando quei requisiti fino ad arrivare alla formazione. Un problema molto importante nell'olio, ma soprattutto nel vino, magari perché hanno qualche anno di esperienza più di noi: formazione nell'accoglienza, formazione nell'andare a raccontare il prodotto, anche lo stesso olio extravergine, a spiegare le caratteristiche, le proprietà organolettiche, gli aspetti sulla salute, sulla nutraceutico, fino appunto all'etichetta e fino ad arrivare anche alle lingue, che è un grosso problema che i colleghi del vino molte volte fanno anche loro presente a tutti quanti. Grazie e buon lavoro. Allora, siamo in chiusura e prima di eventuali domande, intanto volevo dare un record. Credo che su questo argomento, come è stato affrontato oggi, sia la prima volta negli ultimi 10 anni che non ho sentito la parola storytelling, ma ho sentito narrazione e racconto, quindi questo è incoraggiante e scalda il cuore. E prima di una piccola sorpresa, volevo chiaramente, il giro si chiude, senatore, lei lo ha aperto raccontandoci quello che è stato fatto in questi anni, quindi i fatti che hanno seguito le parole. Vogliamo approfondire qualcosa sull'argomento? Cioè, vogliamo raccontare? No, io voglio soltanto ritornare all'obiettivo poi della conferenza, che era quello, e lo abbiamo messo in cartella, di condividere con i giornalisti una bozza di decreto attuativo che Città dell'Olio e Movimento hanno messo insieme, che mutua un po' la forma del regolamento attuativo dell'enoturismo
ed individua quelli che sono i requisiti, perché così come per il vino, per l'olio, già oggi esistono delle aziende un po' avvedute che hanno intrapreso questa lena, ma hanno due difficoltà. La prima è di carattere normativo in senso amministrativo, nel senso che se io faccio una degustazione in un'azienda che produce olio, il minimo che può accadere è che viene la ASL, mi chiede in base a quali requisiti lo sto facendo, mi multa e dopo tre volte mi toglie anche la possibilità di produrre. L'altro rischio che c'è è quello in senso fiscale, perché avevamo bisogno di un inquadramento di disciplina fiscale che inquadrasse per l'appunto la degustazione, l'attività di visita in cantina, non sotto l'aliquota della produzione. Allora, il regolamento attuativo invece individua i requisiti in termini sia sanitari ma anche in termini di natura amministrativa: quando può essere aperto, come deve essere fatta la degustazione, quali obblighi ha il titolare dell'azienda oleoturistica in termini di formazione, perché diciamo il rischio poi è che si dia un prodotto non di qualità. Allora il regolamento attuativo mutuato da loro è un regolamento snello, io credo che abbiano prodotto, l'ho visto, mi piace, un buon prodotto. Io e Mino ci faremo parte diligente di sollecitare il Ministero all'adozione prima possibile. Ora il caso che lo facciate anche voi in termini ufficiali, lo facciamo insieme. L'ultima cosa voglio dire, in questo regolamento attuativo anche introduciamo, così come la legge, sulla legge, il tema dell'osservatorio. Perché io sono fissato con l'osservatorio? E chiudo. Se io non avessi avuto la possibilità di fare il relatore della legge di bilancio, noi non ci saremmo mai arrivati alla legge sull'oleoturismo, perché non eravamo in grado di dimostrare da un punto di vista del dato quale fosse il volume, perché il volume poi ha un'implicazione anche di natura fiscale. Il tema vero è la mancanza di dati, anche per noi che siamo chiamati all'impegno dei legislatori. Per poter fare una norma abbiamo bisogno di supportarla del dato statistico. In Italia c'è una grande carenza, soprattutto su questi grandi temi del vino e dell'olio, di dati sui quali elaborare politiche, ma soprattutto monitorare le politiche che si mettono in atto, perché è del tutto evidente che noi, una volta che questa legge finalmente andrà in porto, in attuazione, il dato ci consente di verificare se abbiamo inquadrato bene la direzione, se dobbiamo modificarne l'attuazione senza cambiare la legge, ma semplicemente modificando il regolamento. Allora, il dato è una cosa sulla quale dovremmo sempre essere concentrati. Non possiamo fare politiche economiche rivolte anche all'industria enogastronomica, agroalimentare, se non abbiamo dati su cui confortare le nostre idee ma anche i risultati che poi conseguiamo. E io su questo tema del dato, sull'osservatorio, divento sempre più, diciamo, un po' fissato, diciamo, ecco, perché ogni volta che poi andiamo, ci viene qualche buona idea anche di norma da realizzare, ci troviamo davanti a un muro perché la norma non ha elementi oggettivi, statistici sui quali confortarsi e supportarsi. Questo lo volevo dire per chiudere questa mia riflessione. La forza dei numeri, come dicono gli anglosassoni. Numeri, per esempio il fatto di adesso che avremo la scia, avremo effettivamente il numero delle cantine in Italia, poi dei frantoi in Italia che svolgono attività di enoturismo, che banalmente sembra un numero banale, ma noi ad oggi non lo sappiamo. Cioè io nell'osservatorio vado a recuperare il database di una guida che mappa da anni, ma non è assolutamente esaustivo, ed è un argomento di dibattito a livello internazionale e mondiale. Infatti c'è un dialogo tra OIV e UNWTO, quindi l'Agenzia delle Nazioni Unite sul Turismo, e l'Associazione a
livello, si è partiti a livello vino, c'è un gruppo di lavoro attivo, settimana prossima avremo ancora un dialogo su questo, per arrivare a definire a livello mondiale, partendo dalle prime destinazioni, in questo caso si sta partendo appunto sul vino, quindi del vino, per fare per definire degli standard e averli anche per permettere una comparazione tra diversi paesi. E quindi è un progetto assolutamente importante che serve a tutti, su cui si stanno domandando queste cose, la Francia, l'Argentina, il Cile e così via. Grazie. Perfetto. C'è una piccola sorpresa per lei, senatore, quindi chiamo il direttore dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, Antonio Balenzano. Grazie. Bisognerà fare anche la mascherina dell'associazione a questo punto. Prego. Anche la mascherina dell'associazione bisognerà fare adesso. Sì, infatti. Molto più cool. Atto di riconoscimento, vedete l'invito del senatore. Grazie. Allora, prima che ormai siamo in chiusura, se ci sono qualche domanda da parte degli amici della stampa su quello che abbiamo raccontato oggi, oltre a quello che chiaramente troverete su una cartella stampa abbastanza ampia, approfittiamone, anche perché credo che il senatore ci possa concedere ancora 5 minuti. Dario, ce la facciamo? 5 minuti. Sergio Ricchio. Molto interessante tutto quello che è stato detto. Voi sapete, è stato preso in considerazione un aspetto che è quello del turismo scolastico. Perché ovviamente per il vino non è praticabile, ma per l'olio potrebbe portare dei bei risultati. E anche trovando delle alleanze a livello di fattori didattica, di print e così via. Quindi penso che potrebbe essere uno. Tra l'altro, questo, il prossimo anno credo che il turismo scolastico sarà tutto in Italia, perché non credo che ci siano, sperando che possa smentire, ma insomma. La situazione è abbastanza problematica, quindi pensare al turismo scolastico può essere interessante per tanti motivi. Mi sembra una buona proposta, non so se già c'è qualcosa che bolle in pentola o... Le scuole di Città dell'Olio che lavora su questi temi da tempo, ma è un argomento importantissimo. Io ritengo che dovremmo parlare di più di cibo, del nostro patrimonio, delle nostre ricette alle scuole e ai ragazzi, perché più sanno e si innesta quel circolo virtuoso, ma che vuol dire saper scegliere i prodotti più adeguati, più sani, alimentarsi bene, non perdere la nostra identità, la nostra storia, la nostra tradizione e portare poi benefici anche a livello turistico. E quindi l'abbinamento direi che è assolutamente interessantissimo, proprio per tutto un ventaglio di opportunità che questo genera. Per cui, ecco, non so se Città dell'Olio vuole. Chiaramente c'è da fare un grande lavoro dal punto di vista culturale. Noi realizziamo già delle iniziative nelle scuole, Olio in Cattedra, Bimbo Oil, tra l'altro. Abbiamo realizzato, e quest'anno la ripeteremo il 25 di ottobre, la camminata fra gli olivi, proprio per alla quale hanno partecipato lo scorso anno 120 comuni in Italia, dove hanno partecipato anche le scuole, quindi i ragazzi, perché è un lavoro che si deve fare e bisogna partire anche dai più giovani, perché è culturale. Noi dobbiamo far comprendere bene, accrescere la conoscenza dell'olio extravergine di oliva di qualità. Quindi, per quanto ci riguarda, siamo già impegnati con dei progetti scolastici e lo stiamo facendo da diversi anni, e per noi è una prerogativa molto importante. E questa sarebbe una buona idea, anche perché ne approfitto, così pongo io una domanda e una curiosità. Dato che l'olio, come abbiamo detto, patisce parecchie problematiche, non ultimo il fatto che, se voi vedete, 9 volte su 10 il prodotto civetta della grande distribuzione è l'olio extravergine, quindi voi trovate i prodotti a 2,99 euro, eccetera. Quindi già educare i ragazzi a capire che non può costare 2,99 euro, perché già bottiglia più tappo, più etichetta, più distribuzione, il prezzo è costruito. Mi chiedevo, ma forse mi sbaglio io, ma anni fa non era uscita una legge per cui un operatore non poteva proporre più di una volta l'anno un prodotto sotto costo, non potendo proporre sempre lo stesso prodotto, mentre invece vediamo gli stessi supermercati che propongono sempre l'olio extravergine sotto costo? C'è qualcuno che se la ricorda questa legge?
No. Mi devo documentare, perché io la ricordo, era uscita e ha detto geniale questa, però mi sa che l'applicazione non è stata ferrea. Ci sono altre domande? È chiaro. Perfetto, allora io ringrazio ancora tutti voi. Che vi ringrazio, ogni conferenza stampa si potrebbe concludere con dire andiamo tutti che vi offro il caffè, però le procedure Covid non ce lo consentono, non è un fatto di mano corta, di braccino corto, ma è che non ci consentono di portare su gli ospiti al bar per motivi che non è vero, ma anche lì abbiamo il problema delle procedure. Ovviamente da ufficio stampa io vi chiedo veramente comunicate quanto più possibile questa legge sull'olioturismo, perché è veramente un passaggio epocale per il comparto dell'extravergine. Grazie mille.